Tornano al patrimonio culturale italiano 5.361 reperti archeologici provenienti da scavi clandestini in Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria, di epoca compresa tra l'VIII secolo a.C. e il III secolo d.C., rimpatriati da Basilea in Svizzera. È una grande operazione del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e anche l'orgoglio di avere un'eccellenza italiana che tutto il mondo guarda, segue, che è in grado di mettere in campo attività investigative formidabili. E davvero penso che questo ritrovamento sia anche molto utile per far capire che questo tipo di reati sono reati odiosi, sono reati contro il patrimonio, contro la collettività, contro l'umanità e contemporaneamente una grande opportunità per capire che se noi riusciamo a valorizzare il patrimonio in particolare archeologico di tutto il paese, non puntando soltanto sui grandi siti che hanno già grandi numeri di visitatori, ma sulla forza straordinaria di un'Italia che ha la bellezza dappertutto, che ha anche il patrimonio archeologico dappertutto, possiamo fare un investimento che servirà a tutto il paese. Tra i reperti spiccano anfore, crateri, trozzelle, vasi, statue votive, affreschi, corazze in bronzo. L'operazione denominata Teseo prende il via da una rogatoria internazionale promossa dalla Procura Capitolina all'autorità giudiziaria di Basilea, dopo l'inchiesta che portò al recupero del famoso vaso di Asteas del Getty Museum di Malibu. I carabinieri evidenziarono la figura di un intermediario, Gianfranco Becchina, il quale aveva curato la vendita del vaso al museo californiano. L'uomo, partito da Facchino d'Albergo, era diventato titolare di una galleria d'arte in Svizzera con volumi d'affari miliardari. Il suo nome fu trovato dai militari in una lista sequestrata a Pasquale Camera, già noto per traffici illeciti di reperti scavati clandestinamente nel sud Italia. Le successive indagini su Becchina fecero emergere l'esistenza di società in Italia e all'estero a lui ricollegabili e create allo scopo di eludere i controlli doganali e degli uffici di esportazione. Quindi la prima richiesta di rogatoria è la individuazione a Basilea di 5 magazzini riconducibili a Becchina e a sua moglie, che furono trovati pieni di reperti sprovvisti di documentazione giustificativa e di provenienza da aree archeologiche italiane, oltre a decine di faldoni contenenti carte, appunti e fotografie. Quindi il sequestro, l'arresto della moglie dell'intermediario. Successivamente i carabinieri arrestarono lo stesso Becchina all'aeroporto di Milano Linate mentre cercava di lasciare l'Italia. Le successive indagini dei militari hanno fatto emergere una vasta opera di ricettazione, soprattutto attraverso la Svizzera, di reperti che in precedenza venivano restaurati e dei quali veniva creata una falsa attestazione di provenienza. I reperti venivano venduti in Inghilterra, Germania, Stati Uniti, Giappone e Australia.